Le esigenze di comando remoto, le esigenze di pilotare da remoto qualcosa, che sia una caldaia, una luce, un cancello, sono sempre crescenti, i nostri clienti se lo aspettano sempre di più. Ecco a voi il Minitris Lince, combinatore GSM, molto semplice, molto economico, che può assolvere a qualche simpatico scopo senza andare a costare chissà quanto e senza aver bisogno ovviamente di una linea ADSL. Parliamo dell'oggetto con codice 1877 e come prima nota di merito evidenziamo che il combinatore ha la doppia alimentazione, 12-24 volts, e questo, come vedremo nelle sue funzioni di cui parlerò tra poco, può essere davvero utile allorché andiamo a montarlo in concomitanza di un'automazione, di un cancello automatico, di una bascolante o di tutte le situazioni dove abbiamo comunque un 24 volts presente e non un 12. La sua prima e principale funzione di cui voglio parlare è proprio questa, l'apricancello. Il combinatore infatti ha un relè che può essere settato normalmente aperto e normalmente chiuso, di default già pronto con normalmente aperto, impulsiva 3 secondi, che abbinata ad una whitelist di persone può permettere tramite un semplice squillo a queste persone di commutare il relè per appunto 3 secondi, e questo è utilissimo allorché si vuole aprire un cancello o un'automazione con un semplice squillo. La gestione di questa whitelist può avvenire anche da remoto via SMS, per cui si possono aggiungere e togliere persone facilmente, ed è anche possibile regolare questa whitelist in funzione di fasce orarie o di giorni della settimana. Capite bene quindi che per un oggettino dal costo veramente contenuto avere già questa funzionalità può essere utile per mille ragioni, per tutte le ragioni per cui un cliente può aver bisogno di commutare con un semplice squillo un'uscita da remoto. Semplice squillo vuol dire costo zero. Ha il suo tastierino a bordo, per cui l'uscita è commutabile anche da tastiera. Completano poi il panorama di questo semplice combinatore due ingressi che ci permettono di utilizzarlo per due differenti tipologie di allarmi, quindi anche per dare un combinatore telefonico ad un vecchio allarme. Abbiamo questa possibilità. Chiaro, paradossalmente, per quello che mi riguarda, quest'ultima funzione è quella più sorpassata, quella più poco utile, perché ormai con poca spesa sostituiamo l'allarme del cliente con un combinatore su bus che quindi ci restituisce 1 miliardo di informazioni, mentre questo sarebbe limitato ad informazioni generiche. Però, comunque, si può fare o si può semplicemente legare invece la trasmissione di telefonate o SMS ad eventi magari legati a contatti normalmente chiusi, quindi potrebbe segnalarci dei guasti, potrebbe segnalarci dei malfunzionamenti di un UPS, di un apparato messo in qualche luogo remoto e via dicendo. Gli utilizzi sono molteplici. Dove si compra? Si compra da tutti i distributori Lince, ovviamente. Costa pochissimo, permette di risolvere una marea di situazioni, averlo sul furgone, averlo in magazzino, sempre pronto, può rapidamente permetterci anche di tamponare guasti, di tamponare situazioni temporanee, insomma. È un oggettino che io vi consiglio caldamente di avere con voi nel vostro magazzino. Ciao!